Ok, ci siamo. Siamo in diretta. Vediamo se mi raggiunge qualcuno. Vediamo un po'. Ok, Luca Gerardo, lo saluto. Grazie per la partecipazione. Girolamo, grazie per la partecipazione. Antonio, Antonino, caro Antonino, ti saluto per la partecipazione. Tutti quelli che parteciperanno li saluterò. Ricambio il saluto, sono contento che almeno qualcuno stia arrivando. Perché, ragazzi, avevo problemi con le luci. Per qualche ragione avevo creato un sovraccarico. Energy Cans Jerry partecipa, ecco finalmente, sono contento, dai ragazzi. E allora, perché vi raduno qui, di punto in bianco, così? Oggi mi sono svegliato stamattina e ho detto raduno tutti, no? La risposta è alquanto triste, mi spiace dirlo, ciao Sige35, è successo, comunque stanno succedendo dei fatti alquanto particolari. Le monster le mostrerò successivamente, questo è un video serio, quindi sì, potremmo comunque parlare e discutere del mentre queste cose. Ciao Sige, ti saluto. Volevo dire questo, c'è un problema. C'è un problema riguardo ad alcuni contesti che sul canale praticamente si stanno, cioè stanno venendo alla luce. Ciao Vanni, carissimo, grazie per la partecipazione. Ebbene, il problema dove sta? Sta che purtroppo il mio canale è stato preso di mira. Ciao Fabio per la partecipazione, carissimo. Il problema è che il mio canale è stato preso di mira. E adesso ci arriviamo con calma, perché vorrei invitare qualcuno a parlare, però penso che non sia il momento questo, purtroppo. Dato che ci sono dei contesti alquanto stucchevoli che mi stanno veramente dando fastidio. Purtroppo, il mio canale è soggetto a contesti non da poco, perché purtroppo certa gente continua a sostenere, a remare contro in maniera negativa. Poi so che nessuno di voi è influenzato da ciò che dicono queste persone, però sta di fatto che a livello di persona passo per quello che non informa, per quello che non dice, per quello che trascura. Veniamo al punto. In pratica molta gente, no? Molti nutrizionalisti, ma anche molti ambientalisti, adesso ci arriviamo con calma, vedono il mio canale come il male assoluto, no? Come il fulcro del male, come se fosse, che ne so, l'anticristo. Perché questa cosa? Perché appunto sono contrari alla produzione e al consumo di bevande energetiche. Pensano che io, dietro a tutto questo, ci sia chissà quale marketing. Però in realtà non è che uno si debba aspettare miliardi, se no non sarei qui. Cioè, parlo con chiarezza, sarei a Dubai a sorseggiare un Cuba Libre, diretto alla playa, tranquillo, senza grattacapi, senza problemi. Il punto sostanziale è uno, il punto è che mi ritrovo in medesima situazione proprio perché sta scomodo il canale, proprio perché c'è gente che mi dice: Matuccio, partendo dal fattore ambientalista, il problema viene fuori perché costa produrle, costa l'energia, siamo in un momento di crisi, insomma, una tesi che viene esposta come commento pubblico. E questa è solo una piccola parte, ragazzi. E gente poi che mi contatta per email, su Instagram. Ciao William Brown, ti saluto, ciao Ricky. Il punto è questo, il punto è che mi rompono le scatole, e questo non fa altro che rendere astruso il mio lavoro, perché mi vedo costretto poi a dire cose che ho già detto, essere logorroico tra mille virgolette. Ed è un problema grave, ed è un problema grave perché io non sono responsabile delle azioni altrui. C'è gente che si beve 7-8 lattine al giorno. Ciao Shelob per la partecipazione. Ma non è un problema mio, cioè io ho dato diverse raccomandazioni, io spesso e volentieri, ovvio non in tutti i video perché sennò diventa una cosa noiosa, però dico moderare il consumo, soprattutto agli energy mix dove unisco bevande energetiche, ciao Energy Man 65, e il problema è proprio questo, il problema è che purtroppo la gente non lo capisce, pensa che io non dia delle fonti, nel senso basta fare delle ricerche, non ci vuole chissà quale laurea per prendere un Google, un browser e vedere certe cose. E una barra due a settimana ci sta, però il punto è che c'è un quantitativo giornaliero, che io so benissimo quanto è, 400 mg al giorno. Il punto è che non è la Monster in sé il problema o la bevanda energetica, il punto è il sovradosaggio di caffeina nel corso del tempo, nel corso della giornata, perché magari uno assume caffeina bevendo Coca-Cola, ciao Daniele, ti saluto, bevendo sostanzialmente o assumendo caffeina, sostanze stimolanti durante il giorno, capite bene che queste vanno a fare supplemento all'energy drink, agli zuccheri, ai grassi e tutto quello che c'è già dentro. Quindi se vogliamo sostanzialmente fare una cosa del genere, nel senso se vogliamo integrarle nel nostro piano alimentare, dobbiamo prestare molta attenzione anche a ciò che andiamo a consumare dopo. Allora, Luca mi scrive: questa live la salvi? C'è un'affermazione interessante fatta da te con cui condivido. La risposta è sì, deve finire su YouTube questa live, perché il problema è dato dal fatto che purtroppo, ripeto, la gente deve vedere che sussiste questo caos. Quindi non è nulla di bello purtroppo, perché tutto viene basato su un fattore di marketing, tutto quanto viene visto da questo punto di vista. E di conseguenza capite bene che ci sono mille appigli per prendersela con le bevande energetiche e di conseguenza prendersela con me. Perché quest'utente, adesso non faccio il nome, non metto neanche il commento perché se no poi non vorrei casini, eccetera. Però già ho dato un piccolo annuncio, no? Già dato fuori proprio questa cosa qui, dove ho spiegato comunque dove è stato enunciato il problema della caffeina, della taurina. E da qui è nato un mega discorso di un ragazzo
che adesso non ricordo se prima o dopo un allenamento ha bevuto una bevanda energetica ed è stato male, ha rischiato la pelle, ma proprio ha rischiato di morire. Quello che molti devono tenere in mente è che è scritto chiaro e tondo, ovunque voi andiate a leggere, le bevande energetiche sono sconsigliate pre e post working. Anche io mi alleno, faccio esercizi a casa, faccio un lavoro al di fuori di YouTube abbastanza pesante e usurante, e di conseguenza capite bene che so cosa significa. Però la bevanda energetica non deve essere uno shock per il nostro cuore, perché giustamente se sta andando in calo e noi gli diamo una botta tremenda, è normale che poi ci sentiamo male. Il rischio di aritmia è altissimo. Ciao, ti scrivo, Monarch, non doveva uscire anche in Italia. Allora, metto in chiaro anche questa cosa qui, la Monster Monarch è uscita in Italia. Il problema è che purtroppo non si trova in tutte le regioni, è difficile da trovare, la sto cercando anch'io, però su Instagram esistono delle foto di utenti che l'hanno trovata. Ciao Jeremy, ti saluto, e quello che stavo dicendo è sostanzialmente il problema che riguarda proprio questo contesto, perché se noi prendiamo una lattina, io adesso qua una Red Bull, voi sul retro avete tutti i valori nutrizionali, ci sono gli avvisi, cioè questa persona sostiene che di fatto non sia specificato, ma non è vero, basta poco, basta informarsi, e non è colpa mia, cioè sono passato per quello che nasconde le cose, sono passato per quello che dice... Però non guardate la realtà dei fatti, tendete sempre a nascondere, a occultare, mistificare, ma non è vero. Cioè sul mio canale ci sono 5 video, 5 video dove ho parlato di questa cosa qui. Ho parlato della caffeina, ho fatto proprio un grafico, tutto fatto bene, ho fatto un video, energy drink e alcol. Non so se tutti quanti l'hanno visto, qualcuno di voi ha già avuto modo di vederlo, ma ne ho parlato. Prima di iniziare la serie energy drink vi parlo di 3 anni or sono, feci un video dove parlavo appunto di alcune cose. Non era approfondito, la qualità ancora 3 anni fa era quel che era. Però le dissi queste cose, e spesso e volentieri ne parlo, dico di moderare le dosi, di andarci con cautela. Voi vedete che di fatto io ho un sacco di lattine, escono video ogni settimana, però dovete sapere che io alterno tutto. Cioè, io bevo 2-3 lattine a settimana, poi d'altro canto alterno per far sì da coprire tutto con tutti quanti i 7 giorni, mostrando lattine vuote, quindi lattine che ho in collezione ma che appunto sono vuote. E quindi questo mi aiuta, però cioè, non è una cosa che devo dire io, cioè il problema non sussiste, non sono io responsabile. E lo stesso vale per la questione dell'ambiente, cioè che vadano a criticare chi di fatto ha il potere di cambiare le cose, chi ha il potere proprio decisionale di fare tutto. Io purtroppo non ce l'ho. E adesso io ho fatto questo video, uscirà su YouTube in fase di editing, ragazzi, perché lo sto preparando. Ho creato adesso un video, vi lascio una piccola preview. Tra tutti quelli che usciranno ci sarà appunto uno dedicato all'energy drink, o comunque ai rischi, ai potenziali rischi, consigli, proprio per fare contente queste persone. Almeno non avranno più alcun motivo di rompere le palle. Ho fatto comunque una sorta di preview, quindi uscirà su YouTube a breve. Ciao Maria, ti saluto. Comunque, sì, di fatto, come dice Fabio, l'informazione non è incentivarne l'uso, però sostanzialmente io sono un recensore e alla fine non è un prodotto illegale, ok? Un conto se stessi parlando di sostanze stupefacenti, tabacchi, ancora, però sostanzialmente la bevanda energetica è consumabile, a meno che uno non abbia meno di 12 anni, anche se poi non è un must, non è un dovere, che è tassativo. E io sostanzialmente faccio informazione, io la provo, io al massimo chiedo se è stata provata, chiedo se è piaciuta, qualora qualcuno l'avesse dovuta provare nel contesto in generale. Ciao Tia per la partecipazione. Il problema è questo, il problema è che non sussiste il fatto che io abbia fatto o stia facendo un danno. Cioè il mio canale non è il male, il mio canale non è nocivo, anche perché altrimenti trasmetterei tutt'altri messaggi. Quindi tutta sta gente, tutti questi nutrizionalisti, e poi per sbagli loro, cioè io mi rendo conto di una certa bassezza in generale delle persone che guardano, o non guardano tutto il video, o guardano e pensano, ascoltano quello che vogliono loro. E non è detto, anche se bevi tutta 1 litro di ok, però io dico una cosa, no? Io vi dico questa cosa qui, forse non l'ho neanche detta nei video. Personalmente a me il caffè, ma solo caffè, se non lo allungo col latte mi fa male. Mi fa più male il caffè che una bevanda energetica. Io mi sono bevuto questa per pranzo, dopo aver pranzato, l'ho utilizzata come da sorseggiare, no? Come bevanda che accompagna il pasto. Però ragazzi, la bevanda energetica paradossalmente non mi fa nulla. Io ho conosciuto persone che sono state male. Una ragazza che tempo fa conobbi, molto più grande di me, lei cosa faceva? Se ne beveva 3-4 al giorno, 5 di Red Bull, che sono potenzialmente più potenti, più forti, più concentrati. È stata male per 2 settimane, ma tutto quello che io ho di fatto anche ribadito diverse volte, che la colpa non è di questa bevanda qui. La colpa non è né di questa, né di quelle che vendono in qualsiasi discount, supermercato, bar. Altrimenti, ripeto, è un prodotto legale che esiste, è stato concepito per stimolare corpo e mente, quella è la sua funzione. Quindi a me dà fastidio sostanzialmente quando della gente mi rompe le scatole, ma è un tartassamento, è un mandare avanti delle battaglie nei miei confronti. E come se, ripeto, io fossi in male, sono quello che non lo dice, quello non trasparente. Ma io trasparente sono stato con tutti, cioè è vero che il canale è cresciuto, la community si è ampliata, adesso siamo quasi a 9.000 su YouTube, quindi ci manca ben poco. È normale che video vecchi sono, non dico andati nel dimenticatoio, però quasi nessuno li cerca. La verità sostanziale invece però è che di fatto avere delle energy drink nel tempo, più che altro il problema a lungo termine, nel lungo periodo,
può creare dei problemi, ma perché se ne abusa, perché magari si è sensibili alla caffeina, ok? Se si presta attenzione a dei piccoli dettagli, non accade nulla. È un po' come guidare o svolgere altre attività, ok? Che non sono complicate in sé per sé, però richiedono precisione, richiedono attenzione. Se uno si beve una bevanda prima di allenarsi o dopo, subito dopo, si dà una botta, è normale che avviene un arresto cardiaco. Se uno ne mischia con gli alcolici, e qua non vi parlo di 6 volume alcolico, 10 volume alcolico, io vi parlo di un volume alcolico altissimo, tipo vodka Red Bull, per farti un esempio. Grazie a Energy Ratings per la partecipazione, sta di fatto che sussiste un contesto grave, perché poi alla fin fine quello che ci rimette sono sempre io. Avete visto cioè, questa rotta verso i 10.000 iscritti come sta diventando astrusa? Ma proprio perché la gente sembra che si voglia attaccare a qualcosa, cerca il pelo nell'uovo per rompere le scatole. Ripeto, io non sto dicendo che le bevande energetiche sono innocue, perché poi appunto la gente pensa che io dica questo, che io le difenda a spada tratta, come per dire bevetene quanta ne volete. La risposta è no, bisogna limitare le dosi, ma è quello che ho sempre detto e ribadito. E quindi se poi uno se ne beve 5, se uno non rispetta i canoni, i principi per il consumo delle bevande, se poi sta male, non è colpa mia. Come se adesso io potrei fare anche una recensione di una ciambella, di un pacchetto di cereali, dei biscotti, me ne mangio 50, mi viene il diabete, cosa faccio? Vado a denunciare i brand, vado a denunciare questo e quell'altro, oppure, come accadde tempo fa, una signora che mi disse: Matuccio, devi rimuovere tutti i video di bevande energetiche perché mio figlio ha preso, andava al supermercato, se ne comprava tante, dovevo seguirlo di nascosto, al di là dell'inimmaginabile, ho già raccontato quella storia ed è qualcosa di assurdo, di allucinante. Questo è anche uno sfogo perché ho passato stamattina un brutto quarto d'ora, cioè mi sono girate le scatole anche perché ho dovuto fare un video che non volevo fare. Cioè, l'ho fatto, da una parte la motivazione c'era perché, sai, riaggiornare dei contesti che comunque alla fin fine non tutti hanno visto, io faccio un video fatto bene dove parlo dei rischi delle bevande energetiche, poi uscirà a breve, sto facendo gli ultimi, sto aspettando che YouTube me lo approvi con la storia della monetizzazione e quant'altro, con lo scopo di fatto di poter portare un contenuto serio alla fin fine che possa aggiungere informazioni a tutti. Perciò, di fatto, ci sono dei contesti che andrebbero revisionati, ma non è un problema mio, non è la colpa mia, cioè. È sempre il solito discorso. Io non so cosa spinge certe persone a sostenere battaglie di questo tipo. Perché è vero, lo ribadisco, lo dico per l'ultima volta: i rischi ci sono, non bisogna nasconderli. Ma non sono io che li ho nascosti. Cioè, sono io il primo al contrario che li enuncia. E questo la gente non vuole farlo, non lo vuole capire. Se voi andate, no? Io adesso sto facendo una serie. Perché così tutti quelli che mi rompono le scatole alla fin fine fanno il mio gioco perché incrementano il giro di visualizzazioni, poi alla fin fine essendoci la monetizzazione attiva è una cosa unilaterale, loro rompendomi le scatole contribuiscono alla crescita, quindi nel bene o nel male alla fin fine a me cambia ben poco. Sto facendo una serie dove rispondo singolarmente ai commenti, no? Prendo un commento particolare e ne parlo. E di fatto questo utente salta fuori, già è uscito con il contesto che io nascondo le cose, io ignoro, io non parlo, io evito, io difendo a spada tratta, come se fosse colpa mia, quando non è vero, quando invece il mio pubblico l'ho sempre informato e ci sono dei video concreti di anni fa che parlano di questa cosa. Poi non li ho più aggiornati per il semplice fatto che pensavo che tutto quanto fosse chiaro, pensavo che il discorso fosse esauriente, fosse stato compreso. Luca Gerardo dice: cringe la storia. Ma sì che cringe la storia, perché io da genitore, no? Se io non voglio che mio figlio veda una cosa, io devo tutto, cioè, io dico sempre. Ma sti, a queste persone, se non hanno, come dire, una responsabilità, se non sono in grado di utilizzare ciò che hanno qua dentro, la connessione a internet, cioè, è un potenziale strumento, può diventare un'arma. Io conosco gente che compie atti di cyberbullismo, è successo nei miei confronti, ci sono delle storie, ci sono delle testimonianze, sempre sul mio canale le trovate, ne ho passate di ogni, proprio in balia dei bulli, ma io ormai ho le spalle larghissime, cioè ormai a me non mi ferisce nessuno. E il problema è questo qui, il problema è che di fatto non c'è controllo, però al di là di tutto, cioè, non è colpa mia, allora. Saluto Rodex Frank 11 per la partecipazione. Eh sì, il problema alla fin fine, io non capisco cos'è tutto questo appioppare delle colpe, vedere me come riferimento che ci guadagna, che ci specula, che fa del male agli altri, che per marketing nasconde, ripeto, io non è che guadagna chissà quale cifre da YouTube, cioè soprattutto perché adesso ho iniziato a monetizzare da poco e soprattutto perché le collaborazioni che ho avuto non mi hanno fruttato delle risorse monetarie e economiche. Io ciò che guadagniamo facendo sponsor con la gente che utilizza il mio codice, eccetera, contribuite all'arrivo di nuove bevande, perché vi faccio un esempio banale: se io col codice sconto, se voi acquistate utilizzando il mio codice, io maturerò a fine mese una certa cifra, quella cifra la investo per comprare altre lattine, perché penso sia giusto così. Lo stesso varrà per YouTube, cioè finché non diventerà un vero e proprio lavoro effettivo con la quale poterci pagare le spese e quant'altro, io continuerò a utilizzarlo come fonte di investimento per il canale, per migliorare, per trovare nuove bevande.
Il punto è proprio questo, sta di fatto che al di là di tutto ciò, io vorrei chiudere questo discorso in modo esauriente, in modo chiaro. Io non so questi ambientalisti, questi nutrizionalisti che cosa hanno con me. E poi io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché io già volevo fare un video, sto programmando per il futuro un video con una nutrizionalista, adesso sto vedendo se è disponibile quando, per parlare di questa cosa qui. Però sta di fatto che comunque non reputo giusto, cioè che la gente mi attacchi in questo modo, ma come se io di fatto fossi il male, cioè io non sto facendo, cioè, nulla di sbagliato nei confronti della gente, cioè. Il mio messaggio, per quanto possa sembrare fuorviante, in realtà è la verità, cioè non c'è nulla da nascondere. Siamo consapevoli nei rischi del sorseggiare delle bevande energetiche se non si ha controllo, se non si ha consapevolezza. Ma ripeto, non dipende da me, sono discorsi che ho fatto 1.000 volte. Ciao Gabri per la partecipazione. Ciao Girdas per la partecipazione. Per chi si è perso un discorso, semplicemente mi hanno rotto le scatole perché faccio vedere bevande energetiche. Ciao Simo, ti saluto. Il problema è questo. E io non so che fare, ragazzi. Io sinceramente questi utenti da una parte gli rispondo, ma perché a me di fatto, come ho già detto, conviene. A me non interessa fomentare odio. Io non ho mai attaccato nessuno, non ho mai fatto flame nei confronti di nessuno. E non è la cosa che voglio fare perché il mio canale non è questo. Ma la verità è che di fatto non bisogna solo prendere le accuse e stare zitti. Perché se no, alla fin fine, assorbi, assorbi, assorbi. Ciao Nico Filippi per la partecipazione. Poi cede, cioè una persona cede. Può avere tutta la pazienza, la resilienza del mondo, ma non ce la fa, ragazzi, non ce la può fare. Perché alla fin fine, dinanzi a questa ignoranza, perché nonostante le cose le abbia ribadite, io resto stupito. Sia al lavoro che in giro, vedo di quella gente che veramente è un caos. Ciao, Vicky, Tornauta, e anche Radioactive Smoke, vi sento entrambi. Ed è grave proprio certe mentalità che io non riesco a concepire. Gente che ha le cose davanti agli occhi e nemmeno le vede. Ci sono dei video informativi che parlano di tutto, spiegato in modo, non dico eccezionale, ma almeno esauriente. Spero che col video che uscirà qualcosa di buono possa venire fuori. Penso si debba semplicemente ignorare questa gente. La risposta è sì, ma il problema è che finché sono solo parole, a me non interessa. Quando fanno danni, quando mandano in causa altre persone, in massa si accaniscono, o iniziano a parlare male, andare da quello, andare da quell'altro, dicendo bisogna evitare, far passare come il male del mondo, no? Cioè, è come se io, come persona, con il mio canale, la mia community, venisse oggettificata e diventasse uno status symbol negativo, quando i problemi sono altri. Cioè, io non capisco. I love your content, grazie per il commento, ringrazio tutti voi, grazie per il saluto, King. Io posso, io ignoro le persone, cioè a me non è che crea quel problema, è che c'è gente, mi metto nei panni di chi magari questi problemi fa fatica ad affrontarli, che cade nell'oblio, c'è gente che non si riprende più perché si ritrova dinanzi a questi contesti. Io sono consapevole che quello che sto facendo è genuino come contenuto. Poi è ovvio che i messaggi possono essere fraintesi, io cerco sempre di essere più semplice, ma nel contempo professionale possibile. Quindi, nonostante comunque abbia un linguaggio che magari non si addice tanto a quello che è il mio pubblico, perché magari mi segue qualche ragazzo, magari più piccolo, qualche adolescente magari qualche termine ancora non lo conosce, però è anche vero che di fatto io cerco di dire le cose terra a terra come stanno, come in questo caso. Però la gente non capisce, guarda solo ciò che vuole lei. Il problema è che dinanzi a tutto questo, cioè, è martellante perché ripeto, ignora oggi, ignora domani, lascia perdere oggi, lascia perdere domani, però finché si tratta, ripeto, di parole, quando diventano danni al canale. Ciao, Giz Moment, GZZZ, ora partecipa allo salone. Quindi farò così, cioè io alla fin fine, io continuerò magari a fare questo format che è carino, terapia a livello psicologico per questi eventi stressanti purtroppo, io non è che voglio incolpare comunque poi alla fin fine queste persone, perché loro esprimono il loro parere, no? Queste persone magari hanno sbagliato o non hanno prestato attenzione, sono state male, ok? Hanno bevuto l'energy drink prima dell'allenamento, hanno abusato, magari hanno avuto degli eccessi con gli zuccheri, hanno sviluppato problemi al fegato, è successo, l'ho già ribadito. Però non deve essere motivo per incolpare la bevanda a me. Se vedi un content creator che fa delle cose, nonostante quest'ultimo abbia ribadito 1.000 miliardi di volte certe cose, perché io poi molta gente dice che sono logorroico, però tutto questo nasce il frutto alla luce del fatto che comunque poi molti non ascoltano. So che la maggior parte di chi mi segue ha un cervello, una testa, pensa da sé ed è ragionevole. Però c'è sempre quella minoranza che rompe, che però in piccola parte se fa danni li fa gravi, come quando hanno detto che sono stato arrestato, come quando di fatto hanno bullizzato e hanno soggiogato delle ragazzine al fine che poi io andassi e rompessi le scatole quando non mi sono fatto influenzare da sta gente qui. Un contesto che si ripete, cioè se voi pensate, ho fatto proprio una playlist chiamata Casini di Tuccio TV, che racconta tutta la storia, tutti i bordelli accaduti sul mio canale. E sono chiari, sono evidenti, cioè c'è la prova concreta di quello che è successo. Gente che fa cose gravi, cioè ne sono successe di casino, ma io penso di averle passate quasi tutte. Ringrazio tutti voi per il supporto, sono contento. Voglio salutare Paul Rosy PXLDO. Ok, lo saluto perché non l'ho fatto prima. Sta di fatto che, lo so, bisogna ribadire spesso i concetti, però io l'ho fatto perché ultimamente sono diventato
qualcosa, cioè sono nel mirino di ambientalisti e nutrizionalisti, cioè tutta questa gente che vede come il male del mondo, il mio canale, come lo vede, come una piaga, no? Che disincentiva i giovani, no? Questo è quello che voglio, questo è il discorso finale. Sembra quasi che io voglia disincentivare il mio pubblico, ma non è così. È vero, ci sono i problemi legati alle energy drink, non lo metto in dubbio, ma ce ne sono molti. Quando vedrete il video che uscirà, magari stasera lo faccio uscire o domani, vi renderete conto che di fatto di problemi ce ne sono tanti e come. Ma basta prevenire, prevenire è meglio che curare. Anche quando uno va a lavorare, fa il corso della sicurezza. Non è che lo fa lì per girarsi i pollici o solo per prendersi l'attestato. Anche quello può servire in futuro. Però è anche vero che un minimo di consapevolezza te la dà. Sai che non devi sollevare da solo carichi pesanti, fare attenzione quando porti un muletto, piuttosto che, sto facendo degli esempi banali. So che se io di queste me ne bevo 20 adesso sto male, o se mi metto a correre come un dannato, faccio attività fisica, mi faccio una salita di 8 km, magari in bicicletta, arrivo su, me la bevo di colpo, poi non è detto che io stia bene. Oppure la bevo a stomaco vuoto, senza aver mangiato nulla, mi vengono i crampi, mi viene il bruciore di stomaco, lì sono cretino io. Però io queste cose le ho sempre dette, e il punto è questo qui. Quindi nel concreto, Radioactive, no, non è che hai frainteso, hai ragione, quello che hai detto è reale, nel senso che purtroppo, nonostante uno le cose le ripeta 100 volte, non si capisce, nonostante ci sia evidente, cioè nonostante questa lattina è rossa e blu, la gente sostiene sempre, anche se ce l'ha davanti agli occhi, che è arancione, che è verde, e questo è il punto, e che però poi di fatto gente per sentito dire o che perché vengono a rompere le scatole a me. Adesso io non mi sento. Non sento che è il momento di dire questa cosa perché non me la sento, ok? C'è in ballo un casino che voi non avete idea, perché mi hanno attaccato sotto un certo punto di vista, andando un po' a ripetere quello che era successo con quella signora, no? Che voleva mandarmi, voleva denunciarmi, era andata da un avvocato perché suo figlio appunto abusava di bevande energetiche e pensava che la colpa fosse mia. Poi io ho fatto un video risposta, c'è cioè sul canale, e non ci tengo a ribadire quello che è successo, casomai lo andate a vedere. Se questo video finisce su YouTube, come sicuramente succederà, è molto probabile che lo vedrete in descrizione. Però io ho sempre detto di non abusare, ma ripeto, non è solo la bevanda, può essere anche dei biscotti, qualsiasi cosa che può fare del male se se ne abusa. Io i consigli li do, io al mio pubblico ci tengo. Ciao Elia Zanetti per la partecipazione. Il punto è proprio questo: io ho sempre cercato e sempre lo farò ad aiutare il mio pubblico dinanzi ai dubbi, dinanzi ai problemi. Uno mi ha scritto: posso mixare magari durante gli allenamenti? Gli ho risposto: no, è tassativo. Se me ne fregassi, se fosse una persona che pensasse soltanto ai soldi, non starei di certo lì a dire non berla, non fare, non consumare, vacci piano. Io direi semplicemente: prenditi il lotto da 24, poi arrangiati. Ma io non sono così. Cioè, io non sono quella persona che ha fini di marketing. Certo, ripeto e ribadisco: è un bel lavoro lavorare sui social, cioè ti dà dipendenza, permetti di fatto di gestire i tuoi orari, cioè cambi proprio vita, ok? Me ne rendo conto. Però è anche vero che se devo scegliere tra le risorse economiche, la salute dei miei fan, primo posto la salute dei miei fan, ma è quello che ho sempre fatto, perché fino a pochi giorni fa io da YouTube non ricevevo un centesimo, adesso sto iniziando a maturare qualcosina, ma lo faccio, ripeto, come fonte di investimento vostra del canale. Se io adesso sto mese voglio spendere 300 euro di lattine, cosa che ho in mente di fare, non sto scherzando, piccolo spoiler, devo prendere delle lattine da un caro collezionista e aggiungendo un supplemento a quelle che sono appunto le mie entrate più quello che guadagno da YouTube, mi aiuta. Devo prendere delle lattine abbastanza rare, molto molto rare, che non vedo l'ora di portare. Tutto in eccesso è dannoso, ogni alimento basta usufruirne con moderazione. Ed è quello che ho detto anch'io, infatti, Fabio. Io ho detto con chiarezza: alimenti se ne usufruisce appunto in maniera limitata. Ma il vero problema non è questo qui. Il vero problema è che di fatto, nonostante io questa cosa l'abbia detta, si cerca di far passare come che non sia così, cioè il problema non è solo l'abuso, il problema è proprio la sostanza. Uno può star male subito, uno può star male subito, può avere degli effetti collaterali immediati, ma perché non ha prestato attenzione? Perché l'ha bevuta durante l'allenamento, pre-post, perché l'ha bevuta a stomaco vuoto, perché di fatto assume già zuccheri o caffeina, cioè non vanno bevute prima di andare a dormire le bevande energetiche, poi è normale che uno si sente male, non vanno bevute a stomaco vuoto come ho già detto, e se uno beve già caffè e assume zuccheri, beve tè, caffeina e zuccheri, è un attimo, questa cosa la dirò anche nel video, per integrare la bevanda energetica nel piano alimentare, cosa che io ho fatto, ho dovuto rinunciare a zuccheri, ho dovuto andare a toglierli dove di fatto non servivano, e c'era nel concreto l'effetto, cioè allora la caffeina facciano bene, sì, ci sono dei principi attivi nella caffeina, come dice Fabio, che fanno bene, però è anche vero che di fatto la gente ne abusa, bisogna moderare. Ciao Gabriele per la partecipazione. Io mi sono fatto un fondo, sono dal 2015-2016 che io preparo contenuti, perché io vi dico la verità, io prima di aprire il canale Tuccio TV qualche video l'avevo già fatto ed era già pronto, l'ho caricato dopo. Però è anche vero che comunque è brutto vedere vanificare certi sforzi. Io, ripeto, farò il possibile, ciao prima per la partecipazione, per far sì che ciò non accada. Perché io ho degli obiettivi ferrei, io sono costante e lo sarò per sempre. Ormai lo sapete, da qui da un paio d'anni io sono che porto contenuti a go. Se proprio succedere qualcosa, ma anche se dovesse, io comunque ho un fondo stabile, ho già video pronti, qualora non dovessi esserci per qualsivoglia ragione, quindi voi quei contenuti siete a posto, sapete questo. Però il problema è questo qui, cioè il problema è che di fatto si tende a dare la colpa a me o incolpare, puntare il dito senza vedere possibili punti di vista.
è così. Io non posso cambiare la mente delle persone, però non è neanche giusto che mi vengano rotte le scatole, ok? Quindi, alla fin fine, non è neanche giusto che se la prendino soprattutto con voi, perché è capitato che con qualche mio iscritto le persone, non avendo modo di prendersela con me, perché io non reagisco comunque, e la mia reazione è ferrea, questi se la prendono con chi mi segue, e sono persone spregevoli. Io ripeto, queste persone più stanno lontane dal canale, io non le voglio neanche vedere. Però da una parte dico, alla fin fine contribuiscono a tutto quanto il giro, eccetera. Quindi alla fin fine, ok, ci sta. Però arrivare a denunce, querele, arrivare a casini, se è solo per qualcosa che io ho detto o fatto, è grave. C'è gente che ti denuncia perché tu di fatto pubblicizzi una bevanda energetica, si pensa che uno faccia marketing e vada a disincentivare, è grave. Ciao, scusami, tanto devo andare, ci vediamo alla prossima. Saluto Fabio Straiano, 111 per la partecipazione, ed è così. Quindi io dico questo, non è più possibile, non è una cosa che può essere sostenuta nel lungo periodo, mi spiego. Più che altro da parte della gente che vede il mio canale. Cioè, capite bene che se tu, cioè che se una minoranza inizia a fare una cosa del genere, crea dei danni abnormi, perché la gente si disincentiva, pensa che sia pericolosa. Ciao Edison per la partecipazione. Il punto è che cioè, diventando, cioè se Tuccio TV viene visto da tutti come un male, perché propone bevande energetiche, è triste. Se la gente inizia a querelare, il mio canale diventa famoso perché la gente mi querela sul fatto che io abbia recensito una Red Bull, perché ragazzi, non lo nego, è successo. C'è gente che mi ha rotto le scatole perché ho recensito delle bevande e a detta loro sono disincentivanti, però la bevanda non è illegale, porca puttana, scusate il termine. Perché se io prendo questa lattina, la faccio vedere ancora, c'è scritto tutto quanto. È la persona che non si sa dosare, è la persona che magari nel concreto, ciao Pietro per la partecipazione, non è in grado di, come dire, prevenire un problema. Quindi io ho detto questo, voi state tranquilli perché i miei problemi non ci tengo a enunciarli più di tanto, però mi sembra giusto informarvi perché quella persona che ha scritto il commento alla fin fine ha solo commentato. Però altra gente per la quale magari le stesse persone ci vanno dietro o che hanno questo spirito combattivo, non portare avanti delle battaglie contro Tuccio TV perché lui propone bevande energetiche, lui fa marketing, lui fa il male delle persone perché lui per i soldi lui guadagna sulle spalle della gente quando non è così. Ciao Dani per la partecipazione. È una stronzata e sono tante le persone che portano avanti questa battaglia, ma soprattutto nell'ultimo periodo. Soprattutto nell'ultimo periodo, decine di persone che voi direte, vabbè, decine non sono tante, ma che si mettono tutte a rompere le scatole. Andando a prendere veramente azioni, che poi alla fin fine a me non cambia niente, perché se poi si va dalla polizia, si finisce in tribunale. Ho ragione io, perché io non ho fatto nomi e cognomi, io ho mostrato cose, ma sono cose pubbliche, quindi se uno pubblica un commento si prende la responsabilità di quello che scrive, quindi se dice boiate se ne prende la responsabilità. La verità è un'altra, la verità è che poi giustamente una persona si ritrova così, cosa deve pensare? Che solo perché propone delle bevande deve rinunciare a fare video, deve rinunciare perché rischia che arrivano quelli che fanno disastri, denunciano, perché la gente vuole questo, cioè la gente magari è invidiosa, ma che uno raggiunge questi sforzi dei traguardi, portano avanti delle battaglie insensate, perché un po', adesso non voglio entrare in altri argomenti, ma veramente nel web si combattono battaglie inutili, cioè ci sono delle battaglie che sono sensate ma vengono ridicolizzate e quindi questo è un problema. La colpa non è mia. Detto questo, ragazzi, non voglio portarvi via altro tempo. Penso di aver parlato abbastanza. Sta di fatto che questa live la farò uscire su YouTube. E anche io sono un commento da parte di voi, può fare molto danno. Quindi. Allora, dipende, ripeto, a me un commento negativo non fa caldo né freddo. Uno mi ha scritto recentemente, poi uscirà il video risposta, che io non servo a niente, però l'ha scritto con un tono molto dispregiativo. E anche io ho risposto, ma il mondo, le persone, cosa se ne fanno di uno che passa le giornate a insultare? Cioè, che beneficio può trarre la società da un individuo che insulta gli altri? Cioè, non, questa persona non fa nulla di pragmatico, nulla di concreto, nulla di tangibile. Ciao Energy Connector, ciao Tiffnik per la partecipazione. Questa, cioè, per dire, le persone che rompono le scatole non fanno nulla alla fin fine. Quindi, mi vuole dirlo, ma la loro esistenza è misera, perché sulla piattaforma non fanno altro che fomentare odio, invidia e cavolate. Questo è grave. Tre del film, e non l'ho ancora visto, cioè nel senso io purtroppo vi dico questo, non è che segua chissà quanto le serie TV, quindi o comunque in generale, non sto, ormai adesso mi sto concentrando tanto sul fare video, quindi come, cioè non sono io quello che si intrattiene, ma sono io quello che intrattiene gli altri, quindi è diventato sostanzialmente questa cosa. Io sto sacrificando molto tempo, cioè c'è gente che per lavoro, per tempo, ha abbandonato YouTube, quando aveva magari un canale potenzialmente fiorente, cosa che io non voglio fare, cioè io anche se lavoro, magari mi faccio il culo 8, 9, 10 ore, io comunque voglio fare video, io torno a casa la sera, voglio registrare perché mi fa star bene, perché voglio trasmettere un messaggio, voglio trasmettere passione a chi mi segue, a chi mi sta intorno. Quindi ragazzi, che dire, io nonostante stia passando per quello che fa del male, ciao Flexin per la partecipazione, il mio obiettivo non è disincentivare nessuno, non è portare i giovani allo sbaraglio e non è di certo dare esempi sbagliati, al contrario, io sto aiutando molte persone, se la gente ha bisogno di chiedere, ha dei dubbi, io sono sempre il primo, lo sapete che sono super disponibile con tutti, rispondo ai commenti, rispondo su Instagram, quando ovviamente non sono occupato perché giustamente anche io ho impegni di varia natura, professionali, eccetera, però
però rispondo sempre a tutti, questo sì. Quindi, al contrario, io, appunto, il mio obiettivo è dare un messaggio positivo alle persone e dare un messaggio positivo a chi mi sta intorno, come giusto che sia, perché altrimenti non avrebbe scopo di esistere. Il mio canale, fin da subito, ha sempre cercato di aiutare il prossimo. E se nel mio piccolo posso farlo, dato che è una cosa che mi fa stare bene, aiutare gli altri, lo faccio più che volentieri. E anche una singola persona che aiuto mi fa sempre tanto piacere. Il tuo impegno deve essere visto come un esempio. E lo so, il problema è che purtroppo gli esempi al giorno d'oggi sono altri. E sono purtroppo spesso e volentieri negativi. Cioè, per farvi capire, il paradosso, magari ci sono canali che si fanno un fondo per dare messaggi positivi, e poi ci sono canali che invece fanno disastri e hanno un tanto seguito. Detto questo, io concludo qui in questo momento perché forse vi ho portato via anche fin troppo tempo. Poi non voglio che la live diventi lunga o risulti noiosa. Detto questo, io vi saluto, vi do un abbraccio forte per il supporto, per il sostegno che mi avete dato in questo momento. Saluto tutti quanti voi, tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta. Uscirà il video come promesso e di conseguenza sì, sarà molto bello per tutti voi, anche per me. Alla fin fine stiamo raggiungendo dei traguardi, non solo io, ma insieme tutti voi. Io vi ringrazio ancora e noi ci becchiamo alla prossima. Grazie per la comprensione, grazie per il sostegno.